Allora, questa mattina è iniziata la quarta risalita del fiume Metauro. È una risalita che l'associazione Argonauta organizza ogni 10 anni. La prima è stata nell'84 e questa appunto nel 2014 è la quarta risalita. Quest'anno a guidare la risalita è Pietro Fodde, una guida CAI, che ha preparato il percorso studiandolo proprio personalmente, in alcuni punti aprendolo proprio materialmente con la falce e utilizzando appunto le cartine delle cartine di Google Maps, mi pare. E quindi è possibile anche su Google Earth controllare tutto il percorso. La caratteristica di questo percorso, quello perlomeno fatto oggi, è stato di non prendere mai le strade asfaltate né le strade vicinali, ma di passare sempre nel bosco ripariale e là dove non era possibile, proprio lungo la riva, guardando il fiume nei tratti in cui era possibile. Purtroppo verso le 10:30 siamo stati colti da una pioggia improvvisa e anche da una tromba d'aria, una piccola tromba d'aria che è amplificata dalle chiome degli alberi, chiaramente ci ha abbastanza colpito, preoccupato anche, perché se avevamo ripari contro la pioggia, però contro i rami che cadevano o gli alberi che si piantavano non c'erano ripari. Per fortuna non è successo nulla e là dove i danni sono stati più forti noi siamo arrivati con una mezz'ora di ritardo, per cui abbiamo potuto solo constatare queste piante scardinate dalle radici che, a detta della nostra guida, fino a ieri appunto erano in piedi. Cessata la pioggia, abbiamo ripreso il cammino con più tranquillità, ma sempre rimanendo nell'alveo del bosco ripariale, e la prima sosta è stata nell'ex tiro al piattello, dove siamo stati accolti da un caldo piatto di pasta asciutta. E questa è stata la prima sosta. Poi al pomeriggio alle 3 abbiamo ripreso il cammino, altri 10 chilometri, risalendo fino a Calcinelli, e lo stesso seguendo il percorso lungo il bosco ripariale, e la prima tappa è stata qui a Villa Tombolina per la prima notte.